chiunque che faccia sparo, che faccia coglienza a caso. Non è che è stato unto dal Signore che si è immolato questa causa o altre ragioni. Ade ha partecipato a un bando della Prefettura dello Stato che ti dice: io ti do 35 euro al giorno a fronte dei servizi di accoglienza che tu devi mettere in campo. E uno guarda quel bando, volontariamente accede a quel bando, si candida, spera anche di vincerlo e poi attrezza le strutture. Il problema grosso è che la maggior parte di quelli che gestiscono i CAS, perché non hanno l'obbligo di rendicontazione, a differenza dello SPRAR, prendono i 35 euro e poi ne spendono 20 e 15 li mettono da parte per ripianare i propri debiti di gestione sciagurati precedenti, o perché vogliono fare altre cose, perché vogliono comprarsi le macchine, perché vogliono aumentarsi gli stipendi, e non spendono nelle strutture, nel personale e nelle misure di integrazione. È tutto lì, e non è che c'è uno più bravo o più cattivo. Se tu hai 35 euro al giorno e in maniera corretta stai onorando il contratto che hai sottoscritto sullo Stato, li spendi per l'accoglienza in maniera calibrata, ma per l'accoglienza, non per altre questioni, qualche risultato arriverà. Se tu invece non vuoi spendere, vuoi accantonare dei soldi sfruttando l'accoglienza, è quello. Perché poi il problema è la mala accoglienza. Cioè, ma accoglienza la fanno i gestori, non la fanno i ragazzi. Alcuni giorni fa ero in comune, in un tavolo istituzionale, in cui un assessore dice: siamo stufi di vedere questi ragazzi ben vestiti tutto il giorno con il telefonino in mano a fare niente. Io forse direi che è sbagliato proprio il focus, no? È necessario cambiare il paradigma. Saremo stufi di vedere dei gestori che incassano i soldi per abbandonare i ragazzi nell'inedia e non spendono i soldi per cui sono impegnati a gestire dei servizi, e invece se li intascano e lasciano i ragazzi a fare niente. Perché se un ragazzo è arrivato, mettiamo, l'altro ieri dal Gambia, ditemi voi cosa può fare se non c'è qualcuno che lo indirizzi o che gli propone delle attività o gli dà le dritte su come inserirsi o muoversi sul territorio. Per forza è tutto il giorno col telefonino ad aspettare il niente, in cui dicevamo prima, il non tempo, il non luoghi. Quelli sono i non tempi, i non luoghi della mala accoglienza, di chi non li vuole riempire perché non vuole spendere dei soldi. Quella è una truffa dello Stato.